bisogna stare attenti. La 29 perdona tutto. Cioè, 29 è un gioco. Se uno fa un giro subito dopo la 29, capisci subito che. Senti già la differenza comunque quella più buona più piccola. Già la confluenza è diversa. Allora la BMX vera è quella lì, da 20. Il 24 è un venire incontro. Chi ha la mia età? Giovani. 25. Però adesso c'è una bella cosa, ci sono anche i cruiser, perché la cosa bella del BMX è che si sta un po' uniformando al modello europeo, dove ci sono i papà che portano i figli a fare queste gare, ed è bello che poi i papà si appassionano e fanno le gare anche tra di loro con questi cruiser. Ovviamente chi si avvicina per la prima volta a 40 anni o 30 al mondo della BMX, il cruiser perdona un attimo di più. Sapete bene, lo stesso concetto della 29 cambia l'angolo di incidenza rispetto al dosso, all'ostacolo, così come ci sono dei vantaggi della 29 verso la 26 per l'angolo di incidenza della sconnessione, c'è anche nel 24 rispetto al 20 nella BMX, ma la BMX per eccellenza è quella lì da 20, per cui i bambini, i ragazzi, i giovani che imparano, è meglio che imparino con la 20, con i pro e i contro che ne conseguono. Cosa serve tutta questa cosa che abbiamo fatto adesso e che pertinenze ci sono con le altre discipline? Uno dice: ok, io sono un direttore di ciclista su strada, io sono un direttore della mountain bike, io sono un direttore di una squadra di downhill, perché devo portare i ragazzi a fare BMX? Per tutte le ragioni che abbiamo detto fino adesso. Proprio perché qua andiamo a fare un'iperattivazione del core, del sistema tonico posturale. Cosa che serve anche nel ciclismo su strada, dove abbiamo scoperto da recenti studi di 30 anni fa, venuti fuori 5 anni fa, che pedalare non è solo questione di gambe. Ma tanto più forte e tonica è la parte superiore ed equilibrata, che tonica non vuol dire avere muscoli da Schwarzenegger. Dal punto di vista estetico uno può rimanere inalterato, ma il sistema tonico posturale acquisisce maggior sensibilità, i muscoli che lavorano in un'orchestra. In tutti gli sport, ci è arrivato anche il ciclismo su strada fino adesso, è enfatizzato come il corpo che lavora nell'insieme ha una maggiore efficienza e nella prevenzione degli infortuni e nell'efficienza del gesto se vediamo la prestazione. Benissimo, secondo voi, quando avete fatto questi giri qua con la BMX, quanti muscoli sono stati attivati? Come il nuoto, tutti. Come il nuoto. Sulla pianta dei piedi al collo, cazzo. Andare bene è solo questione di gambe, il ciclista deve avere solo due gambe così, o deve avere tutto il corpo equilibrato? Tutto il corpo. Ecco, secondo voi, se portate dei ragazzi a fare questa cosa qua, si divertono o no? Sì, sì. Buono. Ok, uno dice: cosa c'entra BMX col ciclismo su strada? Chiaro, nella fase di specializzazione poco, ma nella fase del periodo generale molto. Chiaro che in periodo di gara, anche per il rischio che c'è, io non porto uno che fa strada a fare BMX intrasettimana. Ma quando iniziamo a ragionare novembre, dicembre, gennaio, una volta a settimana io lo porterei qua in quella che è la mezzo scarico, attenzione, perché adesso vedremo che senza usare le gambe potete andare in soglia, ok? Sopra. Ok, benissimo, abbiamo